Tutorial su come smontare la PlayStation 4 prima versione e cambiare anche la pasta termica. Dietro notiamo 4 sigilli, 1, 2, 3, 4 e andiamo a rimuoverli. Ora andiamo ad usare il cacciavite Torx, per l'esattezza il codice è T8H. Le posiamo da una parte. Adesso andiamo a staccare la parte lucida, è molto semplice, vi basta tirare, eccola qua, e viene via. Andiamo a svitare entrambe queste due vite qua che tengono ferma la parte superiore della Play. Dobbiamo andare a staccare le scocche in plastica, quindi la prima cosa da fare, cerchiamo dove c'è scritto PlayStation 4, alziamo quest'angolo qui e si sgancia in questo modo. Poi tiriamo indietro, la giro per farvi vedere, la spingiamo indietro e si stacca. Per quanto riguarda invece la parte sotto, quindi la giriamo in questo modo, alziamo questa estremità e questa estremità, o anche una alla volta, quindi prima questa e poi questa, me la giro e poi scorriamo da questa parte. Con la Play rivolta in questa posizione andiamo a svitare le viti dell'alimentatore. Abbiamo tre Torx, quindi una, due e una tre, e due viti a croce. Hanno dimensioni uguali, quindi non importa destra o sinistra. Poi con molta calma si alza l'alimentatore cercando di tirarlo fuori parallelamente, sia da una parte che dall'altra, quindi non fate questo e non fate questo, ma cercate di tirarlo su da entrambi i lati mantenendo più o meno la stessa inclinazione, perché se piegate, aspetta ve le faccio vedere meglio, se piegate queste poi la Play non si accende più. Colleghiamo questo connettore qui. Ora preferisco capovolgere la Play, non proseguo, quindi la giro in questa maniera qui. Svito questa vite e vado a rimuovermi l'hard disk che sta qui sotto. Lo prendete da qui, fatto apposta, si tira, viene via molto facilmente. Scollego questo connettore qui, che non è altro che la mia ventola. Prendo, ecco qua. Andiamo a svitare tutte le altre viti, hanno dimensioni uguali, ok, ricordatevi dove vanno, ma non è complicato. L'unica vite che non dovete mettere fino alla fine è questa, perché fa parte di questo componente che abbiamo smontato prima, ok? Quindi se voi mettete la vite qua, poi questo non si avvita più. Mancano queste due, che adesso le svitiamo. Ora, prima di andare a rimuovere questo pezzo, la capovolgiamo ancora. Andiamo a scollegare questo flat, questo connettore qui e questa antenna qui. Allora, questo lo alzate, molto semplice da togliere. Questo anche, lo fate uscire da queste due guide qui. Qui invece ho visto fare delle porcherie allucinanti. Questo in realtà è molto semplice. Questa levetta la tirate in là. Quindi fate questo, poi prendete il connettore, viene via facilmente. Ho visto gente che lo taglia, ho visto gente che lo tira, serve solo un po' di delicatezza, questo se ne esce da solo. E adesso la più importante, perché se voi non svitate questa vite nera qui, la placca dall'altra parte della Play non si rimuoverà mai. Vedete, io quando ho rimosso quella vite lì, tengo la mano sotto, perché nel momento in cui devo andare a girarla, se non tenessi la mano, questa cadrebbe. Vedete come viene via? Quando alzate questa, un'altra cosa da prestare molta attenzione sono questi. Questi spesso e volentieri cadono per terra, quindi state molto attenti, controllate che ci siano tutti. Ce ne sono tre applicati
qui sopra e gli altri invece sono rimasti, aspetta che zoomo, su questi componenti, vedete 3, 4, 5, in totale praticamente devono essere 8. Per rimuovere la scheda madre, adesso praticamente viene via da sola, io la alzo da questa parte, la inclino verso di me, state attenti a questo componente qua, la tirate in fuori e vi esce tranquillamente. Guardate che schifo, non c'è più la pasta termica. Questo è uno dei motivi perché la PlayStation soffia. Il secondo motivo, come ormai ben sapete dai miei video, si nasconde qua sotto. Se cambiate la pasta termica ma non pulite quello che sta qua sotto, vi darà sempre problemi. Ci sono tre viti, una, due e una tre, le svitiamo. Adesso questa mi sembra particolarmente pulita, non credo di trovare dello sporco qui sotto, però per sicurezza facciamo un lavoro fatto bene, gli diamo una controllata. Come immaginavo, questa non ha bisogno di pulizia. Quando è sporca qui si crea un tappo di polvere, quindi anche se voi cambiate la pasta termica ma qui non riesce a respirare, si surriscalda e sentirete quel fastidiosissimo rumore di aeroplano. Un'altra cosa che volevo farvi notare è che molti sbudellano tutta la Play, vedete che non serve togliere questa parte perché siamo già arrivati a tutto quello che ci serve senza toccare questi componenti. Anche da questo lato ci sono gli stessi componenti che abbiamo visto prima. Qui me ne sono rimasti attaccati 3, sono 8 in totale. E dalla parte del processore ci sono gli altri. Mi raccomando, controllate sempre che ci siano tutti. Adesso andiamo a pulire la pasta termica dalla parte del processore. Vedo tante persone che utilizzano prodotti per pulire il processore. Non è sbagliato, io preferisco non farlo. Ma soprattutto non utilizzate l'acqua o il sapone, ecco, è quello importante. Come pasta termica io consiglio questa marca qui perché è eccellente, però adesso vi devo dire una cosa che farà incazzare molti professori. Allora, il chicco di riso, come si dice, quindi poca pasta termica perché se non l'induzione bla 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 sulla PlayStation 4 non va bene. Non va bene perché se mettete il chicco la PlayStation neanche se ne accorgerà, andrà in surriscaldamento e farà lo stesso casino di prima. Vi faccio vedere come si fa. Continuando a spalmarla, l'eccesso vi resterà attaccato alla paletta. Ora, prima di scrivere la vostra teoria che dice che il processore si... Provate a farla così, la PlayStation 4, e poi vedrete la differenza. Quindi, basta bla bla bla. Se la mettete così, vi dura molto, molto, molto di più. E adesso la rimontiamo. Ventola in alto a sinistra. Andiamo giù dritti. Ci sono tutte le guide, quindi non possiamo sbagliarci. Attenzione al connettore della ventola, quindi dobbiamo farlo passare qui. Rimontiamo la scheda, abbiamo messo le tre viti che tengono ferma questa placca qui. Rimontiamo la scheda madre, la infiliamo così. Applichiamo anche la seconda piastra. Primo componente da rimontare. Rimontiamo queste. Colleghiamo la ventola, giriamo la Play e andiamo a connettere questi tre connettori. Secondo c'è solo da spingerlo. E l'antenna la facciamo passare da qua sotto e poi andiamo a avvitare la vite nera, che molto spesso io non la trovo mai quando smontate le Play. Ora ci manca l'alimentatore, consiglio, lo appoggiamo qui in questa maniera qua e connettiamo il connettore. Andiamo a inserire le viti lunghe, una andava qui e una andava qui, e posizioniamo le tre Torx, una va qui e l'ultima va qui. Ora la parte sotto possiamo già andarla a chiudere. Partiamo dal tasto di estrazione CD, la agganciamo in fondo, poi ci basta farla cadere, vedete che è già
è già a posto e avvitiamo già le tre viti nere che stanno sulla scocca. Il mio cliente non voleva più avere un hard disk da 500 giga, si è comprato un SSD da 1 tera, quindi andrò a installargli un SSD. E per tutti i segaioli delle scatole, eccola qua, come si apre la scatola, pipponi. No, ma le scatole le devi aprire bene perché dopo? Le scatole si spaccano. Se volete delle scatole, guardate qua quante ne ho. Se volete ve le vendo, se volete farvi le pippe sulle scatole. Questa è la vite da usare per fermare l'hard disk o l'SSD. La riconoscete perché ha i 4 simboli. Adesso prendiamo la parte della scocca opaca, la agganciamo prima da dietro e poi la facciamo cadere sul davanti. Tac, agganciata. Avvitiamo le 2 viti restanti. Poi prendiamo la parte lucida, quindi partiamo da qui e questa scorre così ed è a posto. E sul retro mancherà solo l'ultima vite. Se volete applicate i sigilli, gli opachi vanno agli esterni, quelli di manomissione vanno in centro. Io ho dovuto reinstallare il sistema operativo avendo cambiato il disco, poi il cliente si aggiungerà il suo account, ripescherà i salvataggi, sarà tutto come prima. PlayStation che è diventata silenziosissima sia per la pasta termica che ormai come avete visto era da rifare completamente, ma anche il cambio della memoria con un SSD, vi assicuro che migliora notevolmente la situazione rumore, perché questi aggeggini qua quando cominciano a dare gli ultimi segni di vita fanno un casino della Madonna. Vi ricordo che sul mio canale ci sono altri video riguardanti la manutenzione delle PlayStation.